Cazzaia potrebbe fare tutto quello che vuole, io un'idea ce l'ho. E quando, visto che nei prossimi anni molti degli snodi fondamentali passano dall'Europa, diciamo che anche un difensore del Veneto in terra d'Europa sicuramente ai veneti potrebbe essere utile. Sempre Matteo Salvini, tanto più è nell'angolo, tanto più prova a tirare un coniglio fuori dal cilindro. Che il suo destino e quello di Luca Zaia siano legati a doppio nodo e storia antica dagli sviluppi imprevedibili. Da una parte la battaglia per ottenere dal Parlamento il via libera al terzo mandato, fin qui è andata male, per consentire a Zaia di restare altri 5 anni alla guida della regione. Dall'altra la consapevolezza che l'altro uomo forte della Lega è proprio il governatore veneto, specie ora che il capitano è più debole. Lei va d'accordo con Luca Zaia? Ma ci sentiamo più con Luca Zaia che con mia madre. Dopo il crollo dei consensi in Sardegna e in Abruzzo, nella Lega è scattato l'allarme rosso sulla linea del partito e sulle prossime mosse del segretario. Il 23 marzo le bandiere leghiste torneranno a sventolare a Roma accanto a quelle di Alternative für Deutschland e durante la convention anti-europeista Salvini potrebbe calare i nomi di peso per le elezioni europee. Quello del generale Vannacci però rischia di raccogliere più malumori che consensi. Deciderà Salvini. La base impazzisce. Ma no, eravamo e siamo un contenitore che accoglie anche varie anime. L'anima che guarda al nord e alla storia della Lega è probabile che faccia confluire i suoi voti su altri candidati. Io da militante della Lega dico che alle prossime elezioni europee voterò chi ha una storia all'interno della Lega. Perché penso che da leghista, in un momento come questo, sia giusto premiare i miei colleghi di partito che in questi anni si sono fatti un mazzo così in Europa. Che momento sia per la Lega si capisce. Il partito, fondato da Umberto Bossi e guidato da 10 anni da Matteo Salvini, che alle ultime europee viaggiava oltre il 34%, dovrà combattere per recuperare la doppia cifra perduta in Abruzzo e in Sardegna. C'è poco spazio per candidature che spostino i voti dallo zoccolo duro leghista e la resa dei conti è già partita. L'unica bandiera che ricompatta ancora tutti è quella dell'autonomia. Io stamattina presto ho messaggiato col presidente del Consiglio Meloni, con cui c'è totale sintonia, che ne scriva qualche giornale. L'autonomia farà bene a tutta Italia, non solo ai veneti e ai lombardi che l'hanno chiesta. Matteo Salvini avrebbe voluto sventolare un primo via libera alla riforma cara alla Lega prima delle europee, ma Roberto Calderoli ieri si è sentito dire durante la capigruppo che nel calendario della Premier deve marciare di pari passo con il premierato e quindi slitterà dopo il voto del 9 giugno. L'autonomia sarà una riforma epocale per i prossimi 100 anni. Quindi se arriva il 6 giugno o il 16 giugno l'importante è che arrivi e su questo la maggioranza è compatta. Tommaso.